one thing I know, I know, I never love these hoes. Siamo in compagnia di Luca Laganà. Luca, reduci dalla Winter League, si tirano le somme, le tue impressioni quali sono? Ma intanto devo dire che la FISB, con questa idea di allargare il circuito anche alla stagione invernale, secondo me ha visto lungo per l'ennesima volta, nel senso che andiamo incontro a un periodo in cui il 3 contro 3 sarà una disciplina olimpionica e quindi avrà comunque dietro un seguito di campionati tra virgolette nazionali, statali e internazionali, per poi arrivare alla manifestazione massima che sono le Olimpiadi. Quindi l'Italia, che già da un paio di anni sta lavorando in questo settore, sta continuando secondo me a essere avanti rispetto al resto dell'Europa. Sicuramente va interpretato differentemente, perché il 3 contro 3 non è secondo me neanche un lontano parente del 5 contro 5, regole diverse, tempistiche diverse, però la gente risponde, si diverte e secondo me questa nuova tra virgolette disciplina porterà tanta soddisfazione a questo stadio. Luca, oggi siamo alla Christmas Cup al Palabotteghelle, un evento abbastanza bello, la rappresentativa Calabria, la VIS organizzatrice, Potenza, Capo d'Orlando e Viola ospiti di questa manifestazione. Il basket giovanile finalmente comincia a muoversi qualcosa? Sì, colgo l'occasione per fare i complimenti a Gigi e alla VIS per l'organizzazione di questo torneo e soprattutto per aver dato la possibilità ai ragazzi, perché comunque la presenza della rappresentativa coinvolge un pochino tutte le realtà, di confrontarsi con quello che è il basket anche ad altri livelli in altre regioni. E sì, il basket si sta muovendo finalmente, perché penso che negli anni passati sia arrivato a rasentare praticamente il fondo del barile. Adesso secondo me si sta iniziando a lavorare nella direzione giusta e l'avvento di Simona sicuramente in federazione ha portato una grande ventata di ottimismo e di voglia di lavorare. E quindi secondo me siamo sulla strada più, non dico più veloce, però sicuramente quella che porterà una crescita più totale nel nostro movimento cestistico. Come sta andando questa Serie D? Ah, va bene, è un campionato che noi abbiamo interpretato con la voglia di far crescere di far crescere i ragazzi del nostro settore giovanile. Io mi sto cimentando da ghiaccio, però a totale disposizione quella che è quelle che sono le richieste del coach o comunque dei miei compagni, le loro necessità, cerco di essere più d'aiuto possibile. Ovviamente il rendimento non può essere costante, soprattutto perché si tratta di una stagione di esordio in un campionato senior, però i risultati stanno iniziando ad arrivare e iniziamo a imprimere il nostro gioco, quello che vorrebbe essere il nostro gioco inizia a vedersi e speriamo di toglierci qualche soddisfazione in più. Un uccellino mi ha detto che in famiglia sta nascendo una nuova stella. Parliamo di tuo cugino Federico, gran giocatore, forte di cucù. Le vince tutte, mi hanno detto. Ma è un ragazzo che sicuramente può crescere tantissimo. Può crescere tantissimo perché accoppia l'esperienza di quelli che sono tra virgolette i suoi predecessori. Cioè parlo dei tre fratelli Laganà e soprattutto di suo fratello Gaetano, che secondo me può essere un suo punto, non di riferimento, però un suo punto di guida, ecco, perché sono due giocatori abbastanza simili e fanno della rapidità il loro punto di forza. E in più Federico, secondo me, a differenza di Gaetano, è un pochino più tiratore, forse meno playmaker, però più tiratore di Gaetano. Quindi sicuramente Gaetano si sta esprimendo a livelli altissimi in Serie C in Sicilia. Federico sta iniziando a esplodere in un campionato come la Serie di Calabrese, quindi tanti auguri a entrambi, speriamo di arrivare il più alto possibile. E le partite a Cucù, quindi non ci dice, dicono che le vince tutte. Ma chi gli ha detto questa cosa ha sbagliato, perché dico che a Cucù la fortunata è qualcun altro in famiglia, cioè mia zia Daniela. A Tombola stravinco io, possono testimoniarlo tutti quanti. Federico ha vinto una volta, perché un raro caso isolato. Sì, sì, niente di che. But one thing I know, I never love these hoes.